Benvenuti ad un nuovo appuntamento di Una cartolina di storia, la trasmissione nella quale proviamo a raccontare la storia con la S minuscola intersecata con la storia dalla S maiuscola o viceversa, come talvolta accade. La puntata di oggi è dedicata ad un grande, assoluto protagonista della storia italiana, della storia internazionale, che ha calcato il palcoscenico della storia per oltre 40 anni. Stiamo parlando di un figlio illustre di questa terra, un figlio della Val Tiberina, un figlio di Pieve Santo Stefano, e già dando queste indicazioni è facile arrivare al nome di Amintore Fanfani. Per parlare di lui, della sua storia, di quanto ha inciso nella vicenda italiana e non solo, è una grande gioia, un grande piacere dare il benvenuto a Franco Ciavattini, già segretario generale del Centro Studi Amintore Fanfani, che ringrazio ancora una volta per la presenza autorevole in questa nostra trasmissione. Grazie Franco. Grazie, sono io che ringrazio, buonasera, anche, è un grande onore per me, è anche un piacere straordinario poter tornare a parlare di Amintore Fanfani, rispetto al quale alla sua figura, alla sua attività, io ho speso tanti anni della mia vita, soprattutto durante il periodo in cui abbiamo lavorato a livello del Centro Studi di Arezzo. Che dire, Fanfani è indubbiamente uno dei personaggi storici straordinari che hanno attraversato la storia repubblicana dell'Italia del XX secolo. Una persona che ha lasciato il segno in tutti gli ambiti nei quali si è trovata ad operare, come docente universitario, come costituente, come uomo di governo, come uomo di partito, come uomo di Stato, quindi aggiungo anche di cultura. Cultura, forse l'ho dimenticato, ma è stato il primo passaggio della sua vita. Sì. Lui in fondo era un politico, cioè era prestato alla politica, perché poi la sua attività, che lui peraltro ha continuato anche allorquando aveva impegni di governo, ha continuato a fare l'insegnante prima alla Cattolica e poi alla Sapienza di Roma, fino a qualcosa come 60 anni, continuando a sviluppare, quindi una personalità di assoluto rilievo e di assoluto prestigio. Allora, Amintore Fanfani nasce, ho appena anticipato, cominciamo proprio a raccontare la storia straordinaria di questo figlio della nostra terra. Nasce a Pieve Santo Stefano, vado a memoria, il 6 febbraio del 1908, se ricordo bene la data. È assolutamente giusta la data, ecco. Io poi non la posso dimenticare, quando facevo il sindaco ricordo che il 6 febbraio di ogni anno era obbligatorio il telegramma di congratulazioni al presidente Fanfani. Allora, com'era il... Hai conosciuto anche molto bene lui, ecco. Poi ci racconterai anche qualche aneddoto. Certo. Ma il bambino Amintore, già con questo nome che è tutta una promessa, chi è? Come nasce? Come la sua famiglia? Ecco, raccontaci proprio dagli inizi. Aiutaci a scoprirlo. Il nome è molto particolare, ma tieni conto che lui era il primo di 9 figli. E dentro la sua famiglia ci sono dei nomi molto, molto più particolari del suo. Per esempio? Un fratello si chiamava Terpandro. Che già chiamarlo! Un altro fratello si chiamava Junio Bruto. Ecco.
La sorella, che poi è stata qui ad Arezzo per tanti anni, dove ha gestito la farmacia, che si chiama Ruffini, ma insomma è la farmacia Fanfani, si chiamava Ofelia. Beh, già Ofelia è un nome invece un po'... Ma e via, insomma, voglio dire... Insomma, dico, comunque sempre sul classico. Siamo sul classico. Amintore nasce, come tu hai ricordato, il 6 febbraio dell'8 a Pieve Santo Stefano. Il padre è un avvocato e un notaio, che fa attività notarile nella sua zona. La mamma è una dirigente delle poste. Il padre ha delle iniziali simpatie socialiste, figurati. Però poi pian piano... Beh, siamo anche in anni particolari. Sì, esatto. Poi però si avvicina al Partito Popolare, fonda il Partito Popolare a Pieve Santo Stefano, diventa consigliere provinciale del Partito Popolare. Quindi scusa se ti interrompo anche per dare una temporalità. Il Partito Popolare nasce nel 1919, e tra l'altro quest'anno proprio abbiamo ricordato i 100 anni, e quindi il giovane Amintore ha una decina d'anni circa nasce, quindi l'ha proprio respirata in casa questa passione politica. Finisco la vicenda di famiglia. Il padre, appunto, fondatore del Partito Popolare a Pieve, consigliere provinciale, candidato alle politiche del 21. Nelle famose politiche del 21, nelle quali peraltro lui non viene eletto. La sua infanzia trascorre, la infanzia di Amintore, trascorre tra Pieve Santo Stefano, tra Arezzo, Treviso. Come mai? Perché Treviso? Perché lui raggiunge il padre che è lì ed è ospite della zia. La zia si chiamava, io l'ho conosciuta, si chiamava Cesira Leo, vedova Lamberto, alla quale io ho consegnato anche una pergamena a suo tempo, figuriamoci un po'. E, ecco, Arezzo o Treviso, Urbino, dove lui frequentava il collegio Raffaello, poi torna di nuovo ad Arezzo, dove si iscrive al liceo scientifico. E nel 1926... Quindi studia ad Arezzo. Studia ad Arezzo, viene ammesso al secondo anno perché proveniva dall'Istituto Tecnico di Treviso e quando torna ad Arezzo viene ammesso direttamente al secondo anno del liceo, dove consegue la maturità nel 1926, si impegna da subito poi nell'attività, culturale. Allora ad Arezzo c'era il circolo culturale Beato Gregorio X, adesso è San Gregorio X, guidato da Don Carlo Tanganelli. Lui fu uno stretto collaboratore di Don Carlo Tanganelli, del quale prese il posto come presidente della Gioventù Italiana di Azione Cattolica fino al 1929. Caspita. Nonostante che nel frattempo lui si fosse poi iscritto all'università a Milano, alla facoltà di scienze economiche, sociali, eccetera. Poi nel 30 interrompe questa sua attività perché viene chiamato alle armi. E nel 32 comincia la sua attività accademica. Lui nel 22, nel 30 si laurea. E giovanissimo, 22 anni. E nel 32 comincia la sua brillantissima carriera accademica, per cui diventa borsista subito. Nello stesso anno diventa professore libero docente, poi nel 36 professore straordinario, nel 39, quindi a 31 anni, diventa professore ordinario di storia economica. Quindi una carriera assolutamente prestigiosa, fatta di uno studio intenso e profondo, orientato soprattutto nel versante scoprire le origini del capitalismo. Che sono gli studi che più connotarono gli anni della sua formazione, tant'è che sono di quegli anni le opere principali, le origini della storia dello spirito del capitalismo in Italia e poi quella più nota di tutti, che è cattolicesimo e protestantesimo nella formazione storica del capitalismo. Ed in virtù di questa ultima pubblicazione che lui, entrò in un ambito di dibattito internazionale certo. Perché nacque la diatriba, la polemica, la disputa a livello accademico con il grande Max Weber. E qui facciamo una parentesi, Max Weber, grandissimo, filosofo, l'etica,
l'etica del protestante e lo spirito del capitalismo. Ecco, un testo sacro ancora oggi, no? Ecco, in che cosa, per quale motivo Fanfani è, direi più Fanfani verso Weber che Weber verso Fanfani, no? Ecco, in che cosa ci fu lo scontro accademico sempre? Sì, sì, questo è chiarissimo. Cioè, Max Weber sosteneva questo principio e che secondo lui la riforma protestante avrebbe favorito la nascita del capitalismo. E questo perché? Per una ragione anche di ordine spirituale, si potrebbe dire. Lui era calvinista. Lui era calvinista. Benista, quindi la riforma protestante, soprattutto nella versione calvinista, lui sosteneva che insomma, le finalità dell'uomo non sono determinate dai suoi comportamenti, ma c'è la predestinazione divina. E allora quindi l'uomo si sente, come dire, un po' svincolato, no? Da certi campi. Perché il suo destino già comunque segnato. Il suo destino è già segnato. E allora quindi si abbandona, no? alle attività, e per cui nasce la spinta verso la ricchezza. Certo, certo. Questa è la tesi, ora, detta in parole molto semplici. Fanfani contesta radicalmente questa tesi. Fanfani la contesta, tra l'altro fu una cosa particolare, Fanfani era una persona sconosciuta a livello internazionale, sul piano a questo livello, mentre Max Weber era già, il grande Max Weber. E Fanfani dice no, ma le cose non stanno così, perché già nel 300 i mercanti avevano già scoperto che cos'era il capitalismo, avevano già abbandonato l'etica atomistica e si erano già affacciati all'idea della ricchezza. E quindi prima di Calvino. Prima ancora che Calvino venisse a teorizzare una cosa. Quindi tra l'altro il libero arbitrio, insomma qui ci sarebbe il discernimento, cioè tanti valori qui a questo punto rimangono. Approfondire in questa sede. Sarebbe molto interessante, perché forse questo è un aspetto non tanto conosciuto, credo anche, no? Assolutamente, questo è conosciuto a livello così di accademico, eccetera, certo, ecco. Quindi cioè, soltanto quelli, ma normalmente non si conoscono queste cose, perché si parla di Fanfani, si parla chiaramente dell'uomo politico. Però mi permetto di aggiungere una cosa, che già, quando mi dici è vero o non è vero, no? Mi sembra già in questa così disputa a distanza, o poi non so se si incontrarono anche, ma penso, non lo so, quindi accademica. Però il giovane Amintore già manifestò un carattere di non poco conto nel porsi in maniera così evidente, così diretta nei confronti del grande, e ripeto, del grande Max Weber. Quindi il carattere, l'uomo già l'aveva tutto. Come si dice, un uomo di carattere, ed essendo uomo di carattere aveva un cattivo carattere, diciamolo subito. Perché mi permette a questo punto di chiedere, bravo che me l'hai servita sul piatto d'argento, volevo farlo dopo ma lo faccio subito, di chiedere un intervento dalla nostra straordinaria regia Paola e Magda, che ringrazio e dimentico sempre di ringraziare, ma senza di loro non faremo questa trasmissione, di mandare un video molto carino, brevissimo, in cui un certo signore di nome Alighiero Neschese interpreta Amintore Fanfani. Prego! Senatore Fanfani, in un articolo su di lei, Indro Montanelli lo ha descritto come personaggio incitoso, rissoso, provocatorio, arrogante, pronto a mettere in difficoltà un ministero, se non addirittura un regime, per il gusto di una battuta tagliente. Se permette, data la mia memoria prodigiosa, aggiungo che nello stesso articolo il Montanelli mi paragonava ad uno di quei fantini del Palio di Siena, ai nomi da forca e da taverna. Nacche, strega, cicciolesse. Beh, una piccola virgola, però carino per dire. Insomma, il caratteraccio c'era tutto. Assolutamente, ed è stato quello che poi un aneddoto? Corso... Ce lo racconti un aneddoto al volo sul suo caratteraccio? Ma non lo so, adesso in questo momento non mi viene in mente, ma insomma direi che le sconfitte attraverso le quali lui è passato
e ne ha subite tante, in larghissima parte si debbono attribuire a questo suo modo di rapportarsi, a questo suo temperamento, a questa sua irruenza, a questa sua, non dico incapacità di mediazione, che pure era uomo molto abile, ma perché era dirompente nelle circostanze, e quindi spesso incorreva appunto in situazioni rispetto alle quali si creavano nei suoi confronti un'opposizione molto forte. Ma era dialettico, Franco, era dialettico, cioè il piacere della, piacere anche politico della dialettica, dell'incontro di diversi punti di vista, gli piaceva o non tanto? No, ma guarda, era un uomo che al di là di, ripeto, di questi aspetti di irruenza, non è che era, non era spregiudicatezza, cioè lui aveva la consapevolezza delle cose che portava avanti. Guarda, ti racconto una battuta, un episodio. Lui nel 1956 va a New York a incontrare l'amministrazione americana, Eisenhower, Foster Dallas, che era il segretario di Stato. Piano Marshall, siamo già in piano. In quegli anni era scoppiata la crisi di Suez. Certo, 56. 56, Nasser. E gli americani volevano fargliela pagare cara a Nasser, questa scelta della nazionalizzazione. E Fanfani, parlando con Foster Dallas, Foster Dallas gli dice: prima di tutto diamo una lezione a Nasser. E Fanfani dice: no, prima sistemiamo le cose, ricusciamo un rapporto con lui, perché rischiamo di consegnare Nasser e tutto il Medio Oriente in mano alla Russia. No, questo per dirti come, politico, voglio dire, era politico. Un uomo politico fine, che capiva, certo, e che andava al di là di quelli che sono gli aspetti, no? La politica è fatta soprattutto di queste cose, intelligenza, quindi poi, insomma, questo non toglie niente, che il suo carattere era quello che era, irruento, ma non per questo era incapace di fare valutazioni di merito. Tutt'altro. Allora, un'altra domanda invece, prima di riprenderla un po' la storia anche biografica. Tu hai detto che nel 31 lui diventa assistente 32, chiedo scusa, all'università. Borsista, quindi comincia a muoversi nel campo accademico. Sono gli anni comunque del fascismo. Sì. Qual è stato il rapporto di Amintore Fanfani negli anni della sua giovinezza? Ecco. Questa è una domanda tosta. Perché anche questo è un aspetto che poco conosciuto di Fanfani. Cioè, come dicevo prima, Fanfani in quegli anni ha approfondito gli aspetti che riguardano il capitalismo, però era arrivato ad una determinazione, ad una conclusione, che il capitalismo era assolutamente inconciliabile con l'etica cristiana. Quindi lui si pose nella logica di trovare una sorta di terza via tra il capitalismo da una parte e il socialismo dall'altra. E qui si imbatte in qualche modo in quello che poi era il corporativismo. Certo, evidente. Per cui, insomma, poi dopo lui supererà questa fase per abbracciare il neoatlantismo americano, ma insomma, ora qui il discorso viene dopo. Sì, però certo, insomma, c'è questa fase in cui lui dice, beh, insomma, del capitalismo salvaguardiamo gli aspetti che attengono alla produzione della ricchezza, ma del capitalismo invece modifichiamo quelli che sono gli aspetti che riguardano la distribuzione della ricchezza. Ok? Quindi vanno bene, vanno modificate le norme che riguardano la distribuzione, rispetto alle quali occorre introdurre degli elementi di controllo, ma soprattutto occorre introdurre la partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'azienda, tema che poi ritroviamo pari pari nella Costituzione, l'articolo 46. Esatto. Questo è un po' il quadro della situazione culturale, diciamo, che poi ha veramente, Franco, in qualche modo anche caratterizzato, penso, mentre tu parlavi, pensavo al centro-sinistra, la nascita del centro-sinistra, che è stato uno dei grandissimi protagonisti, no? Anche a certe riforme sono, di cui vedrei, senza anticiparle, le vedremo nel corso della nostra chiacchierata, sono riforme realmente che contemperano varie esigenze, quindi la capacità politica di riuscire a fare sintesi individuando poi quella che era un po' il meglio
per l'Italia, certo, per l'Italia da ricostruire in questo caso, per l'Italia che siamo in una fase fino agli anni 50, 60, quindi il boom si comincia a intravedere, però c'è da sostenere tutto questo con delle riforme e questo è stato uno dei grandi autori, ma non anticipo la storia. Ecco, torniamo invece anche agli anni alla Cattolica, certo. Questo anche, quando lui... Come docente, ecco. Sì, lui appunto, abbiamo detto le date, 32 diventa borsista, poi diventa professore straordinario, poi diventa titolare della cattedra di storia del pensiero economico e quindi prosegue la sua attività, ma tieni conto che poi arriva il momento in cui lui viene, arriva l'8 settembre, lui va in asilio in Svizzera. L'8 settembre del 43. Del 43. C'è stato il 25 luglio, c'è stata la guerra, c'è stato tutto la caduta del fascismo, il 25 luglio, caduta del fascismo, l'8 settembre. L'8 settembre. Qui c'è la scelta di campo. Esatto, Fanfani va, sceglie la strada dell'esilio. Sceglie l'esilio, Già sposato con figli e va in Svizzera e ritorna nel 45 di luglio, nel 45 quando ormai la liberazione era avvenuta. Perché sceglie la via dell'esilio? Perché era stato richiamato alle armi e quindi scelse la Repubblica di Sava, quindi scelse la via dell'esilio. Tornò in Italia e nel frattempo era nata la DC. No? La DC è nata nel 43, siamo nel 45. E Moro, Dossetti, che era stato suo compagno di studi universitari e che aveva conservato di Fanfani un ricordo molto, molto bello, lo chiamò alla direzione del partito. Dossetti era diventato vice segretario nazionale della DC e Fanfani fu chiamato a lavorare all'interno del partito. Arriviamo alle... Quindi chiama intorno a sé dei giovani, con esperienze, con una solida formazione culturale, soprattutto anche nel campo economico, perché Fanfani era appunto occupato di economia. Di economia. Poi arriva il 2 giugno e siamo al referendum. Fanfani viene eletto alla Costituente. Sceglie Repubblica, ovviamente. Sceglie Repubblica, ci mancherebbe. No, lo sottolineiamo. Ovviamente. E quindi viene eletto perché nella Costituente Fanfani fa parte della Commissione del 75, cioè la commissione che era chiamata a elaborare materialmente la Carta Costituzionale. E anche questa è una pagina importante della vita di Fanfani, perché il Fanfani Costituente, al di là di quello che si sa poco, ha esercitato un ruolo fondamentale all'interno della Costituente. Cioè, noi pensiamo sempre all'articolo 1, l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Questa è la formulazione dell'articolo 1 che è attribuita ad Amintore Fanfani. Ora non stiamo qui a ricordare tutto il dibattito che c'è stato intorno a questo, perché è stato, insomma, per esempio, i comunisti avevano proposto invece la Repubblica dei lavoratori. E Fanfani invece smussò questa cosa, perché insomma... Questo è molto bello, è molto bello. Fondata sul lavoro. Tutta un'altra cosa, è un altro concetto molto raffinato. Ma voglio dire, l'apporto di Fanfani non si esaurisce nell'articolo 1 della Costituzione. Si trova il suo segno, lo ritroviamo in tanti altri aspetti. Articolo 3, non so se hai presente. Come no? L'articolo 3 è uno degli articoli più importanti, perché secondo me rappresenta proprio il momento della sintesi di tutte le culture che hanno concorso all'elaborazione della Carta. Cioè, ci trovi la cultura cattolica, ci trovi la cultura socialista, ci trovi la cultura liberale, che sono quelle che hanno poi concorso. Le tre anime della Costituzione. E quando si parla di persona umana, naturalmente non si può non fare richiamo al personalismo cattolico, di Maritain, di Mounier, naturalmente questo. Ma non solo. Articoli 41 e 42, l'iniziativa privata e la proprietà pubblica e privata, cioè sono due concetti sui quali poi si fonda la nostra vita, che trovano un loro riconoscimento all'interno della Costituzione, quindi un fatto particolarmente importante, ma ancora più importante forse
anche perché inattuato, è l'articolo 46. L'articolo 46 che prevede la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle aziende. Ora, questa cosa, insomma, è ampiamente inattuata, anzi, non c'è, forse c'è stato qualche timido tentativo da qualche parte, in qualche azienda, mi ricordo una banca che aveva la rappresentanza dei sindacati dentro il consiglio di amministrazione, era la Banca Popolare di Milano, che poi è finita male. Lo statuto del lavoratore, un pizzichino può aver preso. Però ecco, questa è importante perché prevedeva appunto la partecipazione del lavoratore. Fanfani l'aveva previsto anche per, come dire, per smussare le tentazioni di lotta, no? Perché insomma, una volta che il lavoratore partecipa all'attività di fatto, esatto. Ma serviva anche soprattutto come momento di promozione umana dei lavoratori, la partecipazione alla gestione. Altro che. Peraltro in Germania è un principio che è stato ampiamente e quindi invece in Italia questo è stato ampiamente disatteso. Quindi voglio dire, complessivamente, insomma, l'apporto che Fanfani ha dato alla Costituzione lo ritroviamo, io ho fatto alcune esemplificazioni, ma ci sono anche altri momenti nei quali si ritrova appunto il pensiero di Fanfani e più largamente inteso il pensiero cattolico. Certo. Tu hai detto le tre matrici, no? Della certo. Costituzione cattolica, socialista e liberale. Insieme ad Amintore Fanfani, quali altri grandi personaggi che poi abbiamo trovato più tardi, parlo del mondo cattolico, hanno partecipato a questa fase? Il giovane Andreotti, e lo sappiamo. No, Andreotti non è stato costituente. No, lui assisteva De Gasperi, no? Non è stato costituente, lui era assistente. Ma diciamo che le figure che insieme con Fanfani hanno connotato la presenza del mondo cattolico sono soprattutto Aldo Moro, sono soprattutto Giorgio La Pira. Certo. Poi ci sono altre personalità, Mortati, ma Mortati era un uomo di cultura, ma insomma, poi non so, Taviani, un altro anche se. Insomma, direi che l'apporto fondamentale è stato portato da queste persone che abbiamo detto, Moro, Fanfani e La Pira sono stati quelli che più di altri di matrice cattolica hanno portato dentro la Costituzione il loro pensiero, elaborazione. Franco, il rapporto Fanfani-Moro lo conosciamo abbastanza, poi sì. Così, ma il rapporto Fanfani-La Pira forse è meno conosciuto, tra l'altro La Pira sta rivivendo anche una nuova scoperta della sua figura. Il rapporto di Fanfani e di La Pira, al di là di tanti aspetti particolari, è stato un rapporto di grandissima amicizia e di grandissima collaborazione. Fanfani in più di una circostanza ha detto: io c'ho un unico collaboratore, si chiama Giorgio La Pira. Che bello. Ecco, quindi, detto questo, poi è chiaro che ci sono state delle circostanze rispetto alle quali ci sono stati momenti di scontro, perché La Pira era una personalità che aveva una visione particolare del mondo, tutto era affidato alla divinità, quindi Fanfani era un uomo pragmatico, viceversa, quindi doveva conciliare tante cose, ma insomma, voglio dire, però pensiamo alla Pignone. Il salvataggio della Pignone fu opera di La Pira e di Fanfani. Sì. La Pira come sindaco di Firenze e Fanfani come uomo di governo che riuscì a risolvere la questione della Pira. Ma ci sono stati tanti altri momenti di grande collaborazione, a parte la vicenda del Vietnam, che pure è ancora tutta da riscrivere, perché su quella storia lì di Primicerio, eccetera, non sono state dette le cose fino in fondo. Ma insomma, per esempio il rapporto di La Pira con il mondo del Mediterraneo, con le giornate del Mediterraneo, il rapporto col Marocco, con la Tunisia, con l'Algeria, sono stati temi che poi Fanfani ha recuperato nella sua capacità politica di politica estera. E qui anche un altro grande tema sul quale forse varrebbe la pena di soffermarsi, sì. La politica estera di Fanfani. Quello che viene chiamato comunemente il neoatlantismo, che è un pezzetto della sua storia politica, ma comunque complessivamente la politica estera di Fanfani è stata una politica straordinaria, perché normalmente l'Italia non faceva
vita di politica estera, perché la politica estera la faceva la NATO. E se non c'erano delle personalità come De Gasperi e come Fanfani, la politica estera veniva così annacquata da personaggi di scarso valore. Quindi, ritornando al rapporto Lapira-Fanfani, è stato un rapporto fecondo, di grande amicizia personale, di grande rispetto, e poi ci sono stati anche degli incidenti, tipo le dimissioni che dette Fanfani quando successe la vicenda, insomma, vabbè, questo è un aspetto un po' particolare di cronaca che non vale la pena di ricordare, ma tuttavia, ecco, fu un rapporto straordinariamente fecondo e ricco. Poi ci sono libri e pubblicazioni in questo senso. Sì, sì. Caro Amintore, caro Giorgio, non so se hai letto questo libro. Sì, sì, l'ho letto. Sono letture anche che consigliamo, perché noi a questo proposito mi piace ricordare, Franco, che tu hai, insomma, ci hai messo il tuo zampino personale, anche il tuo zampino personale, qualche anno fa, grazie al Senato della Repubblica, è stato pubblicato un 4 volumi per il momento, dedicati anche ai diari di Fanfani, edito da Rubettino, se ricordo bene. Ecco, questo per inciso, per dire come sia non soltanto curiosità, perché questa la possiamo soddisfare in tanti modi, ma forse anche, mi permetto di usare questo termine, talvolta la necessità anche di studiare certi testi, di leggere, insomma, di approfondire, anche magari un po' di scorrere testi come i diari di Fanfani o altri testi, corrispondenze, questa è Lapira, caro Giorgio, caro Amintore, e tanti altri testi, anche tanti documenti, testimonianze, perché ci permettono innanzitutto di collocare le persone che sono state nostre contemporanee, quindi nella loro giusta collocazione, e di conoscerne ancora meglio e conoscere ancora meglio il loro pensiero e trarne ispirazione, anche per leggere, mi permetto di dire, anche i tempi di oggi. Quando tu parli, hai parlato, poi lo approfondiremo, la politica estera di Amintore Fanfani con uno sguardo al Medio Oriente, al Mediterraneo, non è banale tutto questo. Allora, lì è chiaro che non si parla di emigrazione, ancora non certo. Si parla di altri temi, si parla di altri temi, ma capire come un uomo nato nel 1908, che oggi avrebbe 110 anni, 111 anni anzi, quindi un uomo veramente di un altro secolo, veramente di un'altra cultura, di un altro, tutto diverso, però la sensibilità di cogliere certi elementi che si sono rivelati in qualche modo profetiche, anche per capire, Fanfani ha intercettato il momento giusto per parlare di certi temi, poi magari non è stato seguito anche su questo. Spesso i politici, soprattutto quelli di razza, sono più avanti, no? Altrimenti non sarebbero di razza, sono più avanti di altri nel cogliere, politicamente parlando, quello che potrebbe avvenire, e quindi di tessere anche certe relazioni, certi rapporti che poi la politica, più genericamente intesa, potrebbe prendere. È chiaro che la storia non si fa né con i se né con i ma certe intuizioni, e penso a un altro grande profeta dei nostri tempi, Giorgio Lapira, di cui adesso, ripeto, lo stiamo scoprendo anche in virtù del processo di canonizzazione, cioè l'avere intuito non tanto la possibilità di un'emigrazione, quindi le difficoltà contingenti che viviamo con tutto quello che significa, e non apriamo questo fronte, ma la relazione con certi paesi piuttosto che altri. Quindi la scelta neoatlantica, come si definisce, cioè è chiaro che c'è un piano Marshall alle spalle, è chiaro che c'è la guerra che è finita in un certo modo, è chiaro tutto, è chiaro come è andata la storia, lo sappiamo, ma quella scelta è stata non soltanto di convenienza. Chiaro, da qualche parte gli aiuti dovevano arrivare, quindi noi eravamo
Però ha voluto dire qualcosa in più e di specifico, penso Franco, non soltanto, ripeto, di un grazie come così che si dà a coloro che ti danno un po' di soldi per ricostruire, banalmente detto. Ma intanto grazie di questa domanda, di questa valutazione che tu stai facendo. Mi consente intanto di ricordare un aspetto. Fanfani è morto il 20 novembre del 1999, 20 anni fa. Quest'anno esatto. Sono 20 anni. Potrebbe essere una data che noi potremmo utilizzare per riprendere in mano e fare qualche approfondimento specifico su alcuni temi, potrebbe perché essere la politica estera, la politica riformista, potremmo studiarlo. Ma ritornando ancora alla politica estera, mi pare importante, perché ripeto, la politica estera oggi non si fa più, ma, in realtà, ma in realtà dopo De Gasperi Fanfani è stato uno che ha fatto la politica estera. Io ricordavo l'episodio del 1956, quando lui andò, lui disse vado a fare l'apprendista, quando andò a sondare le intenzioni di Eisenhower e di Foster Dulles. 56 è anche un anno particolare. Appunto, ma lui si è sempre comportato all'interno dell'Alleanza Atlantica come un uomo di assoluto rispetto delle alleanze, ma senza chinare la testa. Questo è un fatto molto importante, bravo, perché bravo. Lui concepiva l'Alleanza Atlantica come il concorso di tutti nel portare avanti un processo, cioè non riteneva che una volta fatta l'Alleanza c'era chi comandava, che erano gli americani, per cui erano loro che dovevano. No, questa era una concezione che Fanfani disdegnava e ha sempre rivendicato spazi e autonomia. Il discorso del Mediterraneo di La Pira è poi diventato anche patrimonio di Fanfani, no? Perché Fanfani si è preoccupato, il discorso del Medio Oriente, il discorso del Vietnam, della Cina, cioè sono tutti stati temi che hanno avuto in Fanfani una grande considerazione, sempre inquadrati in una logica di pace, perché non dimentichiamo che abbiamo vissuto anni e anni di guerra fredda. Abbiamo vissuto la vicenda di Cuba, quindi ci sono stati dei momenti anche di grande certo. pericolo per la pace mondiale. E quindi l'azione di politica estera di Fanfani, che è sempre stata rispettosa delle alleanze, ma anche rispettosa della dignità dell'Italia come componente essenziale di un'alleanza alla quale tutti dovevano concorrere per portare un contributo al miglioramento complessivo del quadro. Questo mi sembra importante. Lui quando assume, molto, e mi permetto di aggiungere anche questo, cioè quello di cogliere, cioè qui si vede lo statista rispetto al politico in qualche modo improvvisato, ma genericamente parlando, no? Cioè lo statista è quello che ha la visione e colloca ogni cosa in una casella coerente a tutto il puzzle. Il politico che così si pone, quando è fermo ad una visione solo e soltanto del particolare, perdendo di vista il generale, per forza di cose salta il puzzle generale, no? Ora, detta così è tutto molto facile e molto semplice, per diventare statisti e statisti veri non è così immediato, è così semplice e bisogna non solo avere le qualità, il talento, ma anche prepararsi bene. Posso ricordare una battuta di De Gasperi a questo proposito? Diceva De Gasperi, il politico pensa alle elezioni, lo statista pensa alle generazioni. Che bello. Vabbè, ci siamo detti tutto. Tu l'hai detto molto meglio di me. Perfetto. L'ha detto De Gasperi. Beh, sono davanti a lui. E quindi mi pare che questa frase va bene così. Però è una di quelle frasi, Franco, che ci dovremo ricordare tanto e anche molto tanto e tanto spesso, perché è proprio questo. È proprio questo, quindi è banale dire che ogni scelta non è mai neutra. Ogni scelta, proprio perché non è neutra, riguarda chi verrà dopo di noi. Certo. Tutto qua.
tutto qua, quindi questo è. Allora, il primo governo Fanfani, nella sua lunghissima e strepitosa carriera, che tuttora detiene il record di presidente del Consiglio più anziano, no. Chi l'ha battuto? De Gasperi. Più anziano? Come numero di governi precedenti. Perché 8 sono i governi di... Dunque, 77 l'ultima presidenza, lui era anziano, aveva quasi 80 anni. 77 mi sembra letto. L'ultimo governo che ha presieduto, non mi ricordo. Intanto parliamo del primo. Sì. Allora, il primo quanti anni aveva e come nasce? Il primo governo Fanfani purtroppo nacque morto. Ecco. Fatto per l'inizio non fu proprio brillante, mentre era stato brillante la sua precedente carriera nei governi di coalizione. Nei governi di De Gasperi, quarto e quinto governo De Gasperi, e poi anche nel governo successivo, dove lui era stato ministro del lavoro e poi ministro dell'agricoltura e poi ministro dell'interno. No, questo no. Poi dopo si era un po' rodato come ministro. Ministro dell'interno, cioè il lavoro più straordinario lui l'ha compiuto come ministro del lavoro e della previdenza sociale e come ministro dell'agricoltura. Lì ha espresso veramente la capacità riformista di cui era portatore. Sì. Perché se pensiamo al Ministero del Lavoro, ai provvedimenti, lui ha assunto al Ministero del Lavoro quando l'Italia era uscita dalla guerra, distrutta completamente, con la disoccupazione dilagante, quindi lui adotta tutta una serie di provvedimenti, per esempio il collocamento nasce con Fanfani, lo dico con piacere perché mio babbo faceva il collocatore, quindi ecco, l'indennità di disoccupazione nasce con Fanfani, i rimboschimenti, la bonifica, la difesa del suolo. Fanfani era un ambientalista ante litteram e poi il piano casa, fermiamo un attimo perché questo merita davvero questo di essere importante. Questo merita di essere siamo negli trattato. Anni Franco? Siamo negli anni 48-49, il piano Ina Casa parte, si sviluppa attraverso due settennati e va dal 48 al 62. E fu una intuizione straordinaria di Fanfani, perché Fanfani partì non tanto dal fatto che c'era bisogno di case, ma il presupposto era che c'era tanta disoccupazione, troppa disoccupazione, per cui ci voleva una scossa forte, uno strumento che potesse risolvere il problema e contestualmente risolvevi il problema della casa, ma prioritario era la necessità di trovare il lavoro. Pensa, è una cosa che mi ha colpito questa, perché insomma uno pensa al piano casa e dice vabbè, la priorità sono la costruzione delle case, per lui era prioritario viceversa trovare il lavore alle persone. Aveva un senso. È un senso anche molto cristiano, devo dire, insomma, ecco, quindi fu una intuizione straordinaria, tant'è che ancora oggi il modello della riforma Fanfani in a casa è un modello che ancora è considerato valido anche oggi. Faccio un'annotazione, durante il periodo in cui io ho gestito il centro studi Fanfani, nel 2009 abbiamo fatto un convegno a Firenze, alla regione Toscana. Il titolo era questo: il piano Fanfani in a casa, due punti, una riforma ancora attuale. Bello. Una riforma ancora attuale, lì c'erano urbanisti di primo piano a livello nazionale, c'erano uomini politici e lì è venuto fuori proprio l'organicità di questo provvedimento. Tu pensa che sono stati messi insieme 20.000 cantieri, 350.000 alloggi sono stati costruiti, 350. 2 milioni di vani, 103 milioni mi pare di ore di lavoro, una cosa enorme, grandiosa. E quindi questo è un fatto veramente che straordinario, che ha ridato poi slancio all'economia, perché certo, ripeto, ha risolto il problema della disoccupazione, quantomeno lo ha ricondotto in ambiti accettabili, ma soprattutto ha risolto, l'Italia è uscita distrutta anche materialmente. Sì. Quindi il piano
Fanfanina Casa è stata una delle cose. E poi avere avuto questa intuizione dell'Ina Casa, cioè, capisci, cioè, c'era bisogno di finanziare questa operazione, e quindi l'Ina Casa era quella che garantiva i mutui attraverso l'emissione di obbligazioni, certo. Attraverso l'emissione di obbligazioni garantiva il flusso di finanziamenti per poter portare avanti il piano. Quindi una cosa di grandissimo. Da questo solo un economista però poteva, sì, intuire questo. No, quella che lui... la grandiosità di questa cosa è che se tu vai nei nostri paesi, nelle nostre frazioni, trovi le case costruite. Sì, sì. Arezzo, ora ne parleremo di Arezzo magari nella prossima volta, ma Arezzo è piena di villaggi, del villaggio Oriente, villaggio Etruria, sono tutti nati con questa legge qua, insomma. Quindi un fatto davvero di portata storica. Io a questo proposito vorrei chiedere alla nostra regia un video che ci permette di conoscere dalla viva voce di Amintore Fanfani una sua vista, la sua opinione, la sua valutazione nelle zone cosiddette depresse. Prego. L'onorevole Fanfani, anche attraverso i microfoni della Incom, ha voluto bandire la crociata per le zone depresse. Espone le ragioni per cui la Democrazia Cristiana ne ha assunta la più decisa iniziativa. Uno dei massimi problemi dei regimi democratici è quello di promuovere efficacemente e tempestivamente il progresso delle zone sia demografiche sia territoriali più arretrate. Chi guardi la politica italiana degli ultimi anni riscontra una certa continuità in questa attività che il governo ha promosso per far sì che le zone demografiche o territoriali più depresse o arretrate potessero evolversi, almeno dal punto di vista economico, come premessa alla evoluzione politica. A questo scopo, appositi organismi di partito svilupperanno la loro attività. È sembrato opportuno, in quest'opera di valorizzazione della democrazia e di difesa della libertà, chiamare a raccolta tutti gli italiani che avessero qualche cosa da dare o da dire a questo proposito. Perciò la Democrazia Cristiana dal 1 di agosto ha lanciato una campagna per la raccolta di un fondo destinato a potenziare il suo sforzo per lo sviluppo politico e organizzativo delle zone depresse. Ringraziamo Fanfani di aver esposto il problema nei suoi rapporti con la totalità della vita sociale. Al suo appello aggiungiamo il nostro invito. Sollevare le zone arretrate significa elevare il livello della nazione. Beh, qui è politica vera, cioè il partito che scende in campo, una valutazione e non solo, anche un invito a condividere la visione, il progetto per risolvere il problema. Certo, riprendiamo il ragionamento delle attività di Fanfani, sì, prima del suo primo governo. Beh, abbiamo parlato del piano Ina Casa. Fanfani poi passa al Ministero dell'Agricoltura perché alla fine del 49 c'è una crisi di governo. I dossettiani non sono soddisfatti dell'attività, soprattutto in campo sociale, del Ministero De Gasperi, e ritirano il loro appoggio. Si creano problemi. Nel 51 si ricompone questa frattura e Fanfani diventa ministro dell'agricoltura. E anche qui dispiega tutte le sue capacità, le sue potenzialità di uomo profondamente riformista. Il precedente governo aveva varato la riforma agraria. Il ministro dell'agricoltura mi pare che fosse Antonio Segni. Ma Fanfani si trovò a doverla gestire, perché la riforma era stata votata, ma poi andava gestita. Quindi è una cosa immensa anche lì, perché avevamo qualcosa come 700.000 ettari di terreni, furono affidati a oltre 115.000 famiglie. Mamma mia! Quindi una cosa sconvolgente, che determinò poi un movimento, uno spopolamento anche della montagna, perché
erano soprattutto i poveri contadini che stavano nelle montagne che avevano accesso alla proprietà. Certo. Io ho dei parenti che facevano i contadini che sono andati a finire in Maremma, nella Maremma toscana, nella Maremma laziale, affidatari di queste zone. Quindi anche quella è un'operazione di grande portata, perché ripeto, stiamo parlando di numeri consistenti, certo. Ma non si esaurì qui l'attività di Fanfani come ministro dell'agricoltura, ma lui si impegnò anche in virtù di queste conseguenze che l'esodo verso la pianura comportava, si preoccupò di stabilizzare la situazione delle montagne che si venivano gradualmente spopolando. Quindi la legge sulla montagna. E quindi venne fuori la legge 949 e soprattutto la famosa legge 991 del 52, io me le ricordo bene queste cose perché ho fatto il sindaco di montagna, quindi che sono stati, a menadito. Che sono dei provvedimenti che sono stati straordinari, che noi non apprezzavamo neanche nella loro funzionalità. Io ricordo che noi si vedevano tanti operai forestali che facevano per esempio le dighe nei fossi, ma perché butteranno via i soldi per fare le dighe, che servono le dighe? Oggi viviamo in un paese che ha un degrado idrogeologico spaventoso, no? Vediamo quante alluvioni, quante cose. A causa dell'abbandono, a causa di una mancata politica di regimazione delle acque, di difesa del suolo, che Fanfani viceversa aveva capito. No? Ecco quindi la straordinarietà. Forse è assolutamente casuale, ma il fatto di essere nato a Piave Santo Stefano, circondato dalla montagna. Sì. Ha in qualche modo, a tuo avviso, o è a geografia che sto facendo del tutto gratuita, ha in qualche modo forse lo ha reso forse più sensibile anche a certe tematiche? Ma non lo so, io credo che sia stato soprattutto la sua capacità di studio, di approfondimento, che gli abbiano creato questa sensibilità. No, perché gli studi che ha compiuto lui, perché poi insomma, noi abbiamo citato alcune delle opere che ha scritto, ha scritto anche testi a livello universitario che hanno rappresentato la base per tanti anni. Quindi insomma, la sua sensibilità al di là del luogo di nascita e forse magari le montagne intorno a Pieve avranno anche in qualche modo ispirato, ma io credo che fondamentalmente ci sia stata una sua predisposizione interiore arricchita dalla capacità acquisita attraverso anni di studio, eccetera. Capito? Sì, certo. Ministro dell'Agricoltura e subito dopo Ministro degli Interni. E subito dopo Ministro degli Interni, anche se il Ministero degli Interni non era un ministero adatto a Fanfani, perché Fanfani era un uomo del fare. E il Ministero degli Interni è un ministero che deve controllare il normale andamento delle cose, no? Quindi non è, d'altra parte, perché diventò Ministro degli Interni? Perché era un passaggio inevitabile prima di diventare Presidente del Consiglio, perché insomma nel governo c'è una sorta di gerarchia, certo. E i ministeri non è che contano tutti nello stesso modo, e il Ministero degli Interni è un ministero che conta. Era una sorta di anticamera. E infatti non appena Pella, che venne dopo il quinto governo De Gasperi, si dimise, e Fanfani diventò capo del governo. E veniamo a questo primo governo nato morto. L'hai detto tu, l'ho detto io, purtroppo è così, ma lui lo sapeva, perché non aveva la maggioranza, era un monocolore che non aveva. Siamo ancora nell'epoca dei monocolori. Però lui, che era un ostinato, perché insomma non dimentichiamo, era, non voglio dire un crostino, come si direbbe oggi in un linguaggio un po' plebeo, ma era una persona. Un crostino di razza, vabbè. Volle lo stesso presentarsi in Parlamento, sapendo che sarebbe andato a un'assoluta bocciatura, e così avvenne. Però l'uomo era abile e si presentò dimostrando una straordinaria capacità, una dialettica notevole, e per cui ad un certo punto insomma, riuscì anche, nonostante la bocciatura, riuscì a coagulare intorno a sé molte simpatie all'interno del partito, capito? È così. E arriviamo al famoso congresso di Napoli. Del 60? 62. Vogliamo vedere qualche immagine? Come no? Prego, la regia.
straordinarie, grande attesa in tutto il paese per il congresso di Napoli. Io del congresso so tutto, comunque mi piace Fanfani e la sua politica. Io invece so tutta per Moro, anche perché è un bell'uomo. Voi ricordate che durante il dialogo pre-congressuale scrissi, in un momento in cui ero veramente malato, io so che alle malattie dei politici non ci si crede, ma io vi consiglio, credeteci quando lo dicono, perché forse è vero. Voi ricordate quando De Gasperi ci diceva, noi tutti scocciatori di allora, siete dei professorini? Professori, siamo restati. Accentratore! Fanfani, parlaci un po' del centro sinistra. Stai calmo che sentirai il resto. Lasciatelo finire! Stanno esagerando. Però con questo suo modo di parlare mi stuzzica. Penseranno che ti sei portato la clac. State svendendo il paese ai socialisti! Hanno ragione. Dopo i socialisti arrivano i comunisti. Bisogna limitare le pretese. Vedremo come ce le cucina Moro. Interrotta relazione Fanfani, applausi per Aldo Moro. La democrazia recupera i socialisti. Sempre più isolati i comunisti. Ecco, a parziale correzione del video, il video è corretto perché è la storia, eccetera, eccetera. Quelle battute ovviamente di Leone. Che dice dopo arrivano i comunisti, i socialisti, ti sei portato la claccheri rivolta ad Aldo Moro, queste sono poi ovviamente aggiunte in un filmato che ha, però in qualche modo tradivano lo spirito. Però c'è un errore di fondo che ho commesso io, Sì? Un errore, sì, gravissimo, che va corretto e recuperato in sede di montaggio. Annulliamo la trasmissione, la rifacciamo. No, questo è il congresso di Napoli del 50, cioè questo qui è del 62, ma noi stiamo parlando del congresso di Napoli del 54. Ecco, e io ho lanciato sbagliato. Il 62. Ecco, hai lanciato il 62 perché io ho detto 62, ma ho sbagliato io. Stiamo parlando del congresso di Napoli, a Napoli è stato il 54 e nel 62. 62 quello è del 62, quello al quale facevo riferimento io, allora, perché nel 54 Fanfani fu eletto al congresso di Napoli con grande successo, tant'è che dopo il congresso del 54 Fanfani riorganizzò profondamente la Democrazia Cristiana, prende in mano il partito, ma lo prende come sapeva fare lui, cioè apre nuove sezioni, promuove la formazione di quadri, introduce cambiamenti profondi nel sistema della comunicazione, insomma fa un lavoro eccezionale e poi si butta a capofitto nelle elezioni amministrative del 56, esattamente, e poi in quelle del 58, 56 amministrative e 58 politiche. Nel 58 le elezioni politiche furono un grande successo per la Democrazia Cristiana, che quasi eguagliò il risultato delle elezioni del 18 aprile, prese il 42-43%, un po' meno, ma insomma, e fu comunque uno straordinario successo. Fanfani chiuse la campagna elettorale ad Arezzo e nel suo diario annota: ho chiuso la campagna elettorale ad Arezzo, non ho mai visto tanta gente come oggi. Nel suo diario. Quindi Andy, siamo quindi nelle elezioni del 58, sono gli anni ancora monocolore.
ancora monocolore. Anni in cui, hai appena ricordato, Amintore Fanfani prende anche segretario del partito, quindi prende in mano il partito, gli dà una struttura moderna, assolutamente, quindi anche questi, forse anche questi viaggi negli Stati Uniti gli avevano permesso anche di vedere anche ipotizzo, forse anche una struttura più contemporanea, più aderente ai tempi correnti di un'organizzazione di partito. Penso al tema della comunicazione, anche soprattutto, no? Ecco, questa qui, ecco. In tempi l'uso anche sapiente dei mezzi dell'epoca, della radio, della primissima televisione. Il giornale di partito politico era già nato? Sì, ecco. Il Popolo. Il Popolo era già nato. Però ecco, dobbiamo dire che siamo nel 58, quindi elezioni e Fanfani è eletto segretario, e il grande successo alle elezioni politiche, e naturalmente Fanfani è il naturale candidato alla guida del governo. Okay? Ti posso interrompere un attimo, scusami, nella costruzione della nostra cronologia. 58, l'anno prima a Roma c'era stato un fatto molto importante. La nascita dell'euro. La nascita di questa. Marzo 57. 25 marzo del 57, patti di Roma, i trattati di Roma, che portarono appunto alla nascita di quella che allora era l'Europa dei Sei. L'Europa dei Sei. Mercato comune europeo, quindi questo. Esattamente, quindi nacque la CECA, nacque l'Euratom e poi il MEC e poi l'allargamento successivo fino ai nostri giorni. E Fanfani, europeista convinto. Fanfani fu un europeista convinto. Fanfani ha sempre avuto una grande rispetto delle istituzioni anche extra, l'Europa, l'ONU, la NATO, cioè organismi importanti ai quali il paese aveva deciso di aderire e che lui ha sempre rispettato e che ha sempre cercato di potenziare. Comunque, ritornando al 58, lui diventa presidente del Consiglio, ma lì incappa ancora una volta. Siamo al secondo governo Fanfani, anche se di fatto è il primo, perché il primo era nato morto, l'abbiamo detto, no? Come no? Abbiamo ripetuto. Però Fanfani si lascia un po' trasportare dalla sua anche veemenza interiore e quindi conserva la carica di segretario del partito e prende anche l'interim degli esteri, quindi presidente del Consiglio, ministro degli esteri e segretario del partito. Cioè, ora non è per dire, Franco, qui vogliamo un attimo fare anche puntualizziamo. Continuava anche a insegnare all'università? Sì. Continuava a insegnare. Sì. Ora, quello dell'università non so se come l'avrà risolto il problema, probabilmente con gli assistenti. Il problema è che insomma, in un partito come la DC, così articolato, non si era mai vista una concentrazione di potere così alta. Monarca, più che... E quindi cominciarono subito gli screzi, cominciarono le incomprensioni. Un po' se l'era andata a cercare, però. Come si direbbe oggi. Come si direbbe oggi, se l'era andata a cercare. E quindi cominciarono gli screzi, alla fine del 58 il governo... Tu chiami screzi le correnti? Tu chiami screzi le correnti? No, lì non erano correnti, lì erano i franchi tiratori. Un po' peggio. Erano i franchi tiratori che quindi provenivano da più di una corrente. E il governo andò sotto parecchie volte. Dopodiché Fanfani si accorse che era soggetto ad un logoramento che non l'avrebbe portato lontano. E dopodiché, alla fine, con un gesto plateale, si dimise da tutto. O tutto niente. È tipicamente fanfaniana la cosa, no? Da presidente del Consiglio, da ministro degli esteri e da segretario. Soprattutto questo era passato. E da segretario del partito. Quindi non solo, ma sta situazione poi qualche tempo dopo si aggravò ulteriormente anche sul piano politico, perché ci fu la vicenda della Domus Mariae. Non so se tu hai presente questo passaggio.
La Domus Mariae fu la riunione del correntone più grosso all'interno della DC, che era il correntone di Iniziativa Democratica, si chiamava formalmente, nel quale erano confluiti coloro che erano usciti da cronache sociali di Dossetti, perché Dossetti si era ritirato dalla vita politica nel 1951, certo, aveva sciolto anche cronache sociali. Quindi alcuni erano rimasti fedeli a Fanfani. E altri finirono invece in quella circostanza nel gruppone dei Dorotei, quelli che poi furono chiamati, sì, Dorotei, e quindi fu un'ulteriore ferita, un'ulteriore lacerazione per Fanfani, che praticamente vide i suoi fedelissimi, gran parte dei suoi fedelissimi, abbandonarlo e andare dalla parte, non dico dalla parte avversa, perché siamo nell'ambito dello stesso partito, ma certamente insomma la dialettica era molto forte in quei tempi. E quindi nacquero allora le cosiddette nuove cronache, che era la corrente fanfaniana che venne dopo le cronache sociali, certo, di Dossetti. E quindi ecco, quindi nacque allora una nuova maggioranza all'interno del partito, che quindi Fanfani si era dimesso, e questa nuova maggioranza espresse un nuovo leader, che era Aldo Moro, e che quindi... Altro cavallo di razza. Come si dice. E poi Fanfani, che era un uomo che non demordeva, nasce di nuovo dalle polveri, come un'araba fenice, no? E nel 60 Fanfani ritorna in auge. 60 fu un anno difficile. Aspetta, ti stai allontanando in senso opposto, ecco. Il 60 fu un anno difficile per l'Italia, perché c'era... Anno di Olimpiadi a Roma. Io c'ero, peraltro. Mi ricordo, ho assistito alla finalissima di Berruti. Bellissima, me lo ricordo, ce l'avevo proprio davanti. E il 60 c'era il governo Tambroni. Governo monocolore, che però aveva il sostegno del MIS. Occhieggiava a destra. E quindi ci furono nel paese dei momenti di grande turbamento. Scontri di Genova, scontri di Reggio Emilia, eccetera. Cade Tambroni e naturalmente ritorna Fanfani. Perché Fanfani? Il rieccolo, come l'aveva chiamato Indro Montanelli. Il rieccolo, bellissima, alla Toscana. E nasce il cosiddetto governo delle convergenze parallele. Anche questa bellissima. Cioè, dovremmo fare una puntata sul linguaggio democristiano. No, vabbè, oggi sai, gli ossimori sono di moda, no? Ma allora insomma non usavano molto, e quindi ci fu tanta ironia su questa vicenda delle convergenze parallele. Si capisce dove vanno, però. Però aveva una logica. Beh, questo, certo, ragionamento, certo, si capiva, certo, che cosa volesse dire. Cioè, era un governo ancora monocolore della DC, poi diventò allargato con l'ingresso del PSD, ma era soprattutto funzionale all'ingresso dei socialisti. Siamo, sì, in prossimità. Insomma, ci stiamo preparando al centro-sinistra. Ci stiamo preparando, al centro-sinistra. Noi prima abbiamo visto, io perché l'ho lanciato, il congresso di Napoli del 62, sì, no? Quindi siamo nel 60, ci stiamo preparando al centro-sinistra. Perché Fanfani è fischiato, perché si preferisce Aldo Moro? Perché pubblicamente si dice Moro? Beh, perché intanto non dimentichiamo che era successa la Domus Mariae. E la Domus Mariae fu per la DC una cosa non qualunque, perché si era rotto tutto un, sì, quadro di riferimento che aveva tenuto fermo la vita del partito con il correntone di Iniziativa Democratica. Fanfani non è più leader dentro a quella formazione, il nuovo leader è Aldo Moro, e quindi inevitabilmente nasce questa contrapposizione, perché Fanfani non è che è uno che caratterialmente che si ritira dalla mischia, è sempre dentro la mischia, anche se magari sta in silenzio, perché ormai è un cavallo di razza, come abbiamo detto. E quindi il dualismo si crea inevitabilmente, insomma, per cui c'è chi parteggia per Fanfani. Abbiamo visto la ragazza che diceva io sono per Fanfani. Fanfani, no? Però io preferisco Aldo Moro perché è bell'uomo. Già all'epoca.
capito? Si faceva questo quindi, riferimento. Siamo al governo quindi siamo nel centro-sinistra. Siamo ai prodomi del centro-sinistra. Il centro-sinistra. I socialdemocratici e non il Partito Socialista. 62, ma in qualche modo rendere più morbido l'ingresso, no? Come si dice. Ma nel 63 ci sono le elezioni politiche. E ci risiamo un'altra volta. E la DC subisce una pesante sconfitta. È la prima volta. Una pesante sconfitta che oggi fa un po' sorridere. Perché perde 4 punti. Oggi con la mobilità elettorale che c'è, 4 punti neanche si vedono. Ma allora lo spostamento di 1 virgola era già un segnale o di vittoria o di sconfitta. 4 punti per un partito come la DC. Allora votavano l'80% di persone. Non ci ricordiamo più. Quindi fu una sconfitta cosciente, soprattutto perché aveva un significato politico, cioè era considerata, era letta come una opposizione al centro-sinistra che stava per nascere, quindi come ostilità nei confronti del Partito Socialista che si affacciava ad entrare a far parte del governo. Perché questa è la lettura oggettiva. E quindi questo fu un fatto pesante, per cui Fanfani, cioè insomma il governo andò nelle mani di Leone e poi successivamente cominciò l'era dei governi Moro e l'era del centro-sinistra, organico, eccetera. Ecco, e in questa fase che fa Amintore? Amintore polemizza con Moro, perché ormai sono i due cavalli, vero, come abbiamo detto. Polemizza con Moro perché cioè trova sempre l'occasione per polemizzare. Perché? In cosa però si diversificava? Un percorso comune. Sì, erano più sfumature. Più giovane Moro, evidente, però. Era soprattutto, secondo me, un elemento più caratteriale che non di sostanza politica, la contrapposizione che Moro c'era. Moro era più disponibile, no, più aperto, più cauto, e Fanfani era un irruento, e quindi questo inevitabilmente portava in qualche circostanza a situazioni complesse, insomma. Quindi si punzicchiavano in questo periodo. Perché c'era, io mi ricordo, la polemica sulla irreversibilità del centro-sinistra. Moro sosteneva che ormai il centro-sinistra era una formula consolidata e irreversibile. E Fanfani dice, come? No. E mi pare che riecheggiava la disputa con Max Weber. Perché? Non c'è niente di irreversibile nella storia, soprattutto nella storia politica. No, era una, la dialettica, era la dialettica. Al punto che Moro, che non era certamente uno sciocco, che era al governo, dice, ma io perché mi devo tenere dall'opposizione uno che mi rompe le scatole dalla mattina fino alla sera? Chiamiamolo dentro il governo. Infatti Fanfani entra a far parte del governo Moro come ministro degli esteri e gli dispiega tutto un lungo periodo di attività di politica estera, che fu veramente un periodo esaltante, anche qui l'abbiamo detto poc'anzi. Lui si trovava veramente bene con questa veste, con questo titolo. Siamo ancora negli anni 60, pieni anni 60. Ecco, però cominciano, Franco, gli anni 60, anni di boom, anni di crescita, anni di ricostruzione, anni di riforma. Le grandi riforme anche del centro-sinistra, che erano soprattutto nel sociale, che erano anche queste istanze, no, che venivano da più parti, quindi i dossettiari sarebbero stati contenti, contenti di questa fase. E, anni però di fermento ovviamente non solo in Italia, fermento si affacciano sulla scena politica, una nuova, virgolettato, categoria ai giovani, con tutto quello che questo significa, quindi richieste particolari, richieste di attenzione, giovani che non hanno vissuto, o comunque in età molto molto infantile, la guerra, quindi in qualche modo si affaccia sullo scenario la prima generazione del dopoguerra, certo, con tutto quello che questo significa in Italia ovviamente, ma anche nel resto del mondo.
Penso a Berkeley, dove comincia il fenomeno del 68, presso l'Università di Berkeley in California, cominciano ad arrivare i primi segnali. Penso alla Francia, al maggio del 68, 69, penso appunto all'Inghilterra. Insomma, in alcune parti del mondo ci sono dei fermenti che arrivano, che sono recepiti anche da noi. Quindi quando noi si parla del 1968 come anno di discrimine tra un prima e un dopo, non è che diciamo delle cose così tanto per dire, veramente quell'anno, poi quell'anno accompagnato da tante cose, fu uno spartiacque tra un prima e un dopo. E Fanfani cosa fa nel 68? Perché lui c'era. Sì, è come Fanfani, se c'era. Però dobbiamo considerare che nel 68 Fanfani comincia un po' la fase calante della sua esperienza politica, anche perché alle elezioni politiche del 68 appunto lui si presenta al Senato per la prima volta. Lui quindi fa la scelta della lui alta fa camera. La scelta del Senato, tra l'altro fu una scelta dolorosa, perché prese il posto di un amico, un aretino, una persona più bella, vero, che si chiamava Alfredo Moneti, un professore di liceo, che aveva fatto il suo bravo mestiere di senatore, che poi nel momento in cui Fanfani dice io mi presento al Senato, è il posto da parte, c'è uno. E quindi già questo era emblematico, il fatto di presentarsi al Senato e lasciare Arezzo Senai Grosseto, che era sempre stato il suo collegio. Ecco, ricordiamo anche questo, il collegio aperto, no? Esatto, Arezzo Senai Grosseto. La candidatura al Senato poi preludeva quella che poi sarebbe diventato in futuro la sua dimensione nuova, che era la presidenza del Senato. Da allora Fanfani è stato praticamente quasi ininterrottamente presidente del Senato, salvo i periodi in cui ha avuto altri incarichi, come due volte presidente del Consiglio, ma per governi molto, molto, molto balneari. Come diciamo, si diceva, insomma, balneare. Quindi Fanfani sì, vive comunque l'esperienza del 68, perché un uomo come Fanfani non poteva non partecipare a quel fermento. A 60 anni precisi. E partecipa e fa anche delle proposte, capisce che i giovani è cambiato il mondo, sono i giovani, come dicevi tu prima, che sono venuti fuori della generazione del dopoguerra, che hanno bisogno di nuovi spazi, di nuovi orizzonti. Quindi lui propone ad esempio l'abbassamento del voto a 18 anni, per consentire ai giovani di essere più responsabili, favorisce in ogni modo le politiche giovanili, anche se con il carattere che si ritrova ogni tanto, c'è un'espressione che mi ricordo che allora si parlava di giovani e quindi veniva fuori il discorso un po' del giovanilismo, per cui tutto si riconduceva ai giovani. Mi ricordo che un giorno disse, ma proprio alla Toscana, ma ricordatevi che se uno è bischero anche se giovane. Carina. Questo era proprio il modo classico con il quale si esprimeva Fanfani. No? Nonostante che, ripeto, nei confronti del movimento giovanile in senso generale, lui fosse molto aperto. Vorrei così aggiungere, nel 76 un candidato alle elezioni politiche fu un ragazzo di Arezzo, che vorrei tacere il nome, ma insomma se poi c'è bisogno lo dico anche. A questo punto diciamolo. Si chiamava Fornasari, l'ho incontrato anche ieri in banca. Aveva 26 anni. Anzi 27 anni, era del 49. Quindi questo per dire, l'aveva scelto Fanfani perché era responsabile del movimento giovanile della DC, quindi c'aveva una propensione, una comprensione verso il mondo giovanile e più in generale su quello che il mondo giovanile rappresentava dando quindi anche delle chance, delle opportunità, eccetera. Quindi comunque nel 68 Fanfani fa la scelta del Senato, e quindi questa è una scelta che ha delle implicazioni anche politiche rispetto a lui capisce evidentemente che forse la sua stagione di riformismo sta per finire, e quindi trova questa collocazione nell'ambito del Senato. Peraltro poi nel 71 c'è l'elezione del Presidente della Repubblica. Ma prima c'è un'altra cosa. Cosa c'è? No, c'è dopo.
74 il divorzio, sì. C'è la legge sul divorzo del 70, ma il referendum del 74. E nel 71 scade il mandato di Saragat. E naturalmente uno dei candidati, direi il candidato naturale è Amintore Fanfani. Il segretario della DC di allora è Arnaldo Forlani, che è un fanfaniano, e quindi Forlani, ma non solo perché è fanfaniano, ma perché interpreta così, se non l'unanimità, certamente la tendenza maggioritaria all'interno del partito, propone la candidatura di Amintore Fanfani a capo dello Stato. Ma la cosa diventa complicata, difficilissima, si susseguono, io giro... Si susseguono scrutini su scrutini e la candidatura di Fanfani non passa, al punto che sono costretti a ritirare. Non piace l'uomo? Non piace il politico? Siamo sempre lì. I franchi tiratori, il personaggio che attira simpatie ma anche tante antipatie, proprio per quel carattere verace di cui abbiamo parlato prima. Ecco. È così, e quindi Fanfani, la sua candidatura viene ritirata e viene proposta quella di Leone, e Leone diventa presidente della Repubblica. Poi Leone, da gentiluomo napoletano qual era, ripagò Fanfani di questa sua rinuncia, nominandolo senatore a vita qualche mese dopo. Ecco, questa è un po' la storia. Siamo nel 72, siamo arrivati, perché le elezioni del Presidente della Repubblica sono avvenute nel dicembre del 71 e nel 72 ci sono le prime elezioni politiche anticipate. Adesso non ci fanno più, ci facciamo più caso, ma all'epoca il quinquennio non era concluso. Furono le prime elezioni politiche anticipate. Non era mai accaduto prima di allora che si andasse a elezioni politiche anticipate, prima proprio della scadenza perché naturale. Il quadro politico era così sfilacciato per cui non si potevano ipotizzare. Siamo negli anni 70, anni non facili. Anni non assolutamente facili, non facili, anni che vengono dopo il 68 con tutti gli scombussolamenti che sono venuti, anni in cui c'è l'avanzata del PC, anni in cui c'è la proposta del compromesso storico, della solidarietà nazionale. Si teme il sorpasso, cioè tante cose. Il passo viene un pochino dopo, ma insomma si sta preparando in quei tempi. Quindi si va alle elezioni politiche anticipate e anche da quelle elezioni politiche non è che venga fuori un quadro rassicurante. Si va alla formazione del governo Andreotti Malagodi. Quindi liberali. E, insomma, quindi fu una situazione difficile. E nel 73 la DC richiama Fanfani alla segreteria del partito. Quindi quest'uomo che passa dalla segreteria, dai governi, perché era effettivamente un personaggio del quale era difficile poterne prescindere, perché quando c'era garantiva per la serietà, per l'impegno, e quando non c'era era uno che sapeva anche dar noia, perché la posizione la faceva davvero. E quindi siamo negli anni in cui i Fanfani ritorna alla guida del partito e si butta a capofitto in due battaglie incredibili, che sono quella di cui parlavi tu prima, sì. il divorzio, il referendum sul divorzio, la legge era del 1970 e le elezioni amministrative del 75, il referendum del divorzio 74. Nel 74, elezioni amministrative nel 75. E lì veramente Fanfani si spende molto, ci mette la faccia. Fanfani ci mette la faccia. E anche su questo forse andrebbe, magari non lo so se un giorno le carte verranno fuori, perché fece questa scelta Fanfani? La scelta del divorzio, del contro il divorzio. Perché ci si buttò a capofitto? Perché coinvolse l'intero partito? Lui che pure era un cattolico praticante e osservante, ma che aveva conservato nettamente il concetto della laicità e della separazione tra la Stato e la Chiesa, perché questo dobbiamo dargliene atto a Fanfani, era sempre stato rigoroso sotto questo profilo. Quindi il fatto di avere abbracciato questa battaglia, che era soprattutto una battaglia della Chiesa cattolica, diciamolo con molta franchezza, ha lasciato sempre dei dubbi. Io me lo ricordo quel giorno quando lui ci convocò tutti a Camaldoli.
tutti, nel senso, insomma, i dirigenti, anche certo, piccoli segretari di sezione, certo, come potevo essere io, altri, e ricordo che lui evidentemente si sentiva investito di una responsabilità che forse andava ben al di là della sua persona e ben al di là forse perfino della sua volontà personale, quando arrivo a dire queste cose. Sta di fatto che lui la battaglia del divorzio si impegnò profondamente e andò a finire come tutti quanti noi sappiamo. Così come la stessa cosa successe alle elezioni amministrative del 75, quelle famose del sorpasso, in cui praticamente il PC arrivò praticamente dopodiché naturalmente abbandonò la segreteria del partito e cominciò l'era Zaccagnini. No, l'era Zaccagnini. È così. L'era Zaccagnini. Zaccagnini poi ebbe visse anche, questo l'abbiamo anche ricordato in una precedente puntata quando abbiamo parlato del caso Moro, no? E visse veramente quegli anni di segreteria travagliatissimi. La vicenda Moro profondamente provò tutto il partito, ma lui come segretario, lui Cossiga, cioè tutti questi. Perché poi Zaccagnini era un uomo molto vicino a Moro, era proprio un moroteo, sì, no? quindi oltre all'affetto personale c'aveva un attaccamento anche e una visione politica molto vicina. Assolutamente, questo qui. Ecco, e come visse, ecco, invece Fanfani, la visse male, la visse molto male, va da sé, la vicenda Moro nel 78. Beh, ecco, questa è una cosa importante. Dunque, dobbiamo sottolineare, secondo me, due aspetti. Fanfani in un primo momento abbracciò la linea dell'intransigenza. Esatto. Cioè la linea formale che teneva il partito e la delegazione era quella della fermezza, cioè non si cede davanti ai terroristi. Poi, siccome Fanfani era un uomo intelligente, ma anche con una particolare sensibilità, a parte che poi, al di là delle dispute con Moro, erano in rapporti di estrema cordialità, ci mancherebbe e altro, di amicizia, perché poi non è come oggi, insomma, erano persone serie queste qua, insomma, anche quando si punzecchiavano, il contrasto rimaneva a livelli e sul piano personale. Fanfani, abbandonando questa primitiva impostazione molto rigida, molto non dico ideologica, ma insomma legata alle posizioni del partito, si fece promotore di una trattativa molto, molto riservata, che purtroppo però non andò a buon fine, perché gli eventi precipitarono e quindi. Sì. Ma insomma, sta di fatto che ne abbiamo parlato l'altra volta anche dell'atteggiamento di Fanfani, insomma, io lo leggevo anche attraverso le dichiarazioni che faceva Bartolomei, col quale ero abbastanza vicino. Senatore Bartolomei era un uomo vicinissimo a Fanfani e io mi ricordo, insomma, mi sono trovato ad un dibattito con lui in un teatro nel quale lui sosteneva non la linea della fermezza, ma la linea della trattativa, ma la linea di trovare una soluzione per salvaguardare la vita di Moro. Quindi questa era un po' la linea che maturò nel tempo Fanfani, quando si accorse che la linea della fermezza non portava da nessuna parte. Ecco, questa è un po' la posizione di Fanfani rispetto alla vicenda Moro. Siamo nel 76, no? No, 78. Sì, la vicenda Moro è del 78, ma nel nostro escursus siamo arrivati al 76, siamo di nuovo in presenza di elezioni politiche anticipate. Siamo al secondo turno, perché il quadro politico italiano ormai non va assolutamente, e Fanfani ormai ritiene sostanzialmente esaurita la sua funzione di riformatore e quindi si ricava spazi di rappresentanza, di figura rappresentativa, e quindi la presidenza del Senato è un po' il segno che appunto la sua vicenda politica così come è un uomo vissuto dell'istituzione, no, a questo punto. Esatto. La seconda carica dello Stato, e in questa carica lui sta a lungo, rimane a lungo, salvo, come hai detto tu, essere richiamato un paio di volte. Sì, viene richiamato, diventa presidente del Consiglio nell'anno 82-83 e poi successivamente anche nell'87.
Ma sono momenti che non hanno, cioè nessuno ricorda niente di particolare di quei governi lì, perché la situazione... Governi che servivano a prendere tempo in attesa di trovare la soluzione. Perché maturassero condizioni nuove, perché insomma il centro-sinistra ormai era finito. Il compromesso storico lanciato da Berlinguer era una proposta che era anche allettante per certi versi, ma che non poteva essere accolta dalla DC nella sua composizione. Certo. E quindi c'era tutto questo travaglio interno per cui i governi si susseguivano così in maniera, e quindi si ricorreva a personalità del tipo di Fanfani, che ormai a 80 anni appunto non era più, che comunque in era grado, il grande padre, era il grande padre, cioè, quindi, io non so che da come tu faccia a girarti di continuo. Ah, io non lo so, io non mi muovo e poi mi trovo girato, ora mi metti un fermo da qualche parte, si vede che mi agito. Insomma, questa è un po' la storia del nostro personaggio. Quindi 80 anni, insomma, questa figura che comunque ancora interviene, insomma, è chiaro che un uomo di 80 anni con tanta storia alle storia, tanto impegno, così poi si spenge nel 29 novembre del 99. E quindi molto molto in là, 91 anni compiuti, 99. La morte nel 99 anni, 91 anni. Ecco, io, chiaro, ricordiamo ancora, no, questi momenti, cioè questo grande padre della nostra storia repubblicana che esce di scena per l'ultima volta, e inviterei la regia a mandarci un ulteriore contributo, un video in cui alcuni personaggi che lo conobbero bene commentano questo momento. Prego. È stato uno dei principali artefici dell'Italia del benessere, perché ha fatto politica pensando al bene della gente comune e dimostrando così che questa politica non sporca mai le mani a nessuno. La politica al servizio della gente, dunque. Ettore Bernabei, nessuno meglio di lui ha conosciuto Fanfani, non esita a definire così il concetto politico fanfaniano. E questo concetto Fanfani non lo applicò solo all'Italia. Della politica ebbe una visione planetaria, proprio perché il bene della gente comune su scala mondiale è il più valido strumento per il mantenimento della pace, mentre miseria e soprusi sono fautori di guerra, di terrorismo e di instabilità. Amintore Fanfani nasce a Pieve Santo Stefano, provincia di Arezzo, il 6 febbraio 1908, in questa casa in Piazza della Collegiata. Questo è il paese che ha conosciuto durante la sua infanzia. La terra di Toscana lascerà in lui un'indelebile impronta. Sino dalla sua adolescenza, Fanfani subisce sicuramente l'influenza di sua madre, Anita Leo, originaria della Calabria e donna religiosissima e severa. Il solo essere al mondo di cui egli abbia mai avuto paura, secondo una sua propria ammissione ad un giornalista francese nel 1987. Nel 1941 Fanfani scrive Colloqui sui poveri. Il suo concetto della povertà, sicuramente d'avanguardia per l'epoca, rimane a tutt'oggi più che mai valido. I poveri non hanno bisogno del solo pane, ma anche della comprensione e della simpatia che manifesta solo chi vede nel povero, oltre il destinatario di certe provvidenze, l'oggetto del proprio amore. Non poteva certo immaginare che qualche anno dopo, una giovane lombarda, senza aver peraltro letto il testo, ne avrebbe adottato alla lettera i principi, offrendo ad anziani bisognosi, oltre alla necessaria assistenza, i primi televisori. Né che questa giovane lombarda avrebbe avuto una parte così importante nella sua vita. Amintore Fanfani non si stancò mai di ribadire la necessità di un impegno costante in favore della pace. Che su queste idee della pace, riferite non soltanto allo sviluppo dei popoli, ma al corso sempre più rapido di certi ideali
in mezzo al mondo, dobbiamo ritrovare sempre, da chiunque chiamati, una risposta capace di incoraggiare ulteriori sforzi laddove sono carenti e soprattutto di incoraggiare aggiustamenti necessari affinché la pace non sia quella del sonno, ma sia quella dello sviluppo, del progresso e della tranquillità. Grazie per il vostro invito. Ecco, una velocissima carrellata, Franco, di quello che ci siamo detti nel corso della nostra chiacchierata. Un uomo che ha lasciato un segno, indubbiamente ha lasciato un segno grande, un segno significativo, un segno a cui ciascuno di noi è debitore in qualche modo, perché Fanfani, indipendentemente anche dalla visione politica che ciascuno di noi può avere, gli riconosciamo in maniera generale un grande senso dello Stato, un grande servizio che ha reso al nostro paese. È un uomo che ha difeso la democrazia, che ha creduto nella democrazia, che si è impegnato perché la democrazia potesse crescere e svilupparsi, che ha voluto, l'hai ben ricordato, ben sottolineato, come la nostra carta costituente, la nostra carta fondamentale, abbia anche la firma di Amintore Fanfani, e non è una firma banale la sua, una firma che ha sottolineato certi passaggi, certe espressioni, certe parole piuttosto che altre. L'Italia deve molto ad Amintore Fanfani. Concordo pienamente, parto proprio da queste ultime parole: l'Italia deve molto ad Amintore Fanfani, ma io oserei dire che forse il mondo intero deve molto. Noi non abbiamo parlato di quell'esperienza della presidenza ONU, ma credo che quella avesse costituito come dire, una sorta di riconoscimento anche in favore della persona che si era spesa per iniziative nel mondo in favore della pace e del progresso. Noi abbiamo ricordato il Mediterraneo, abbiamo ricordato la Cina, abbiamo ricordato il Medio Oriente, ma perché non ricordare l'America Latina? Bravo, bravo. Cioè, voglio dire, la sua attività soprattutto in favore della pace, quindi del progresso mondiale, si è dispiegata in tutte le sedi importanti, in tutte le situazioni. Quindi la presidenza ONU della 20ª assemblea del 65-66 è stata il coronamento e il suggello di una vita spesa in favore della pace e del progresso mondiale. Questo è molto bello e credo sia tanto importante ricordarlo. La nostra cartolina di storia ha la pretesa, ecco, di raccontare, così soffermandosi, certe cose, certe persone, certe situazioni, certi eventi di cui dobbiamo essere consapevoli. Ecco, e io credo, Franco, che sarebbe opportuno, se tu sei d'accordo, continuare la nostra chiacchierata dedicata ad Amintore Fanfani aprendo un altro capitolo che forse ci riguarda ancora più da vicino. Amintore Fanfani ed Arezzo è il nostro territorio. Che cosa Amintore Fanfani? Noi diciamo tante volte l'autostrada passa ad Arezzo grazie ad Amintore Fanfani. È vero questo? Non ce lo dire. Ne parliamo la prossima volta. Volevo solo ricordare che, a proposito dell'ONU, ma non lo dico per civetteria, ma soltanto come dato, noi come Centro Studi Fanfani è stata forse l'ultima iniziativa che abbiamo fatto, quella di celebrare a New York. Dovevamo essere al Palazzo di Vetro, poi la data scivolò in un periodo in cui il Palazzo di Vetro non era disponibile. L'abbiamo fatta alla New York University, quindi un luogo altrettanto prestigioso. Abbiamo fatto un convegno per ricordare la presidenza di Amintore Fanfani, con presenze di assoluto prestigio, a partire dal sottosegretario agli esteri di allora, l'onorevole Vincenzo Scotti,
dal rappresentante italiano delle Nazioni Unite, l'ambasciatore Ravaglini, dal direttore della Casa Italiana, e poi dai relatori che noi abbiamo portato, perché abbiamo realizzato proprio un'iniziativa culturale, tre professori universitari, il professor Camillo Brezzi, che certamente tu conosci, certo, il professor Piero Roggi dell'Università di Firenze e il professor Gentiloni, fratello del più noto Paolo, Paolo che è uno storico. Quindi è un'iniziativa importante della quale abbiamo gli atti. Te ne farò volentieri omaggio, grazie, se, grazie. Anzi, te lo faccio subito così. Grazie. Grazie. Beh, allora, alla prossima volta. Allora Franco, ringraziandoti, sì, davvero tanto perché ci hai permesso di entrare, certo, in maniera più così, anche più intima, no? Di, certo, di tanti, certo, passaggi della straordinaria storia di Amintore Fanfani, l'appuntamento con te e con i nostri amici telespettatori è per la settimana prossima con una nuova cartolina di storia, anticipando già, e non lo faccio mai, il tema della prossima puntata, ovvero sia Amintore Fanfani e Arezzo e il territorio. Io ti ringrazio, ringrazio tutti voi e vi lascio in compagnia di un ultimo video che vuole tratteggiare una caratteristica che ha accompagnato, credo, l'intera vita di Amintore Fanfani, ovvero il suo amore per la storia dell'arte. Noi lo conosciamo come pittore, poi ne parleremo magari anche la volta prossima, ma Amintore Fanfani, oltre a tutte le cose importanti, fondamentali, che ci ha raccontato Franco Ciabattini, è stato anche un autentico studioso di storia dell'arte. E vedremo in questo video che la nostra regia manderà a conclusione della nostra chiacchierata la incredibile capacità di raccontare con parole piane, con parole semplici, una straordinaria opera di Piero Della Francesca. Grazie, grazie. L'appuntamento con la cartolina di storia è per la settimana prossima. Che mi pare che Piero, il grande famoso pittore della Resurrezione a San Sepolcro, abbia voluto nel cimitero ricordare la mamma come simbolo materno. Ma riscontrare il fatto che in tutte le pitture di Piero in cui c'è da esaltare una donna, soprattutto una madre, si ritrova lo stesso volto, è il volto che assomiglia stranamente moltissimo al volto che viene ritenuto autoritratto di Piero, fa pensare che sia la mamma. E evidentemente voleva significare a se stesso e a chi guardava che l'ideale del volto della mamma, di una mamma per lui, era un volto che assomigliava al figlio, cioè a lui stesso. Si resta colpiti dalla forza che nei soli occhi riesce Piero a concentrare. Una meraviglia. E non è solo pittore degli occhi, ma certo che sapeva. Del resto basta fare il confronto qui tra queste tre figure, i due angeli. Il disegno degli occhi dei due angeli, salvo una maggiore apertura nell'angelo verde, diciamo così, di destra, è pressoché identico. La capacità di espressione è totalmente diversa. E vediamo quello della Madonna. Tristezza, contemplazione, aspettativa, pazienza e dolcezza. E vivacità nell'angelo, in un angelo, nell'altro una certa espressione di dolore. Ma anche le bocche era molto capace. Guardi lo stesso in queste tre figure. Bocche e occhi. Dicono che i capelli li dipingesse un po' di maniera. Eh sì, certo. Le donne le faceva molto stempiate, quasi per dargli un atteggiamento regale, ma era la moda del tempo. Gli angeli, dei capelli irruzzutissimi, si direbbe o mai stati dal parrucchiere o troppo stati in cura dal parrucchiere, che ha impecciato ogni cosa, quasi come i baffi di 50 anni fa. Io non ho la presunzione di giudicarlo, ma si sente dire dai critici quando nelle sue figure si trovano per esempio mani ben fatte, che quelle mani non siano state fatte da lui,
Certo, guardando le mani della Madonna del parto, qui si ha l'impressione che l'esecuzione, supponiamo che si tratti solo di esecuzione, non sia stata molto molto felice. Però lasciamo stare queste cose, guardiamo l'insieme delle figure, la proporzione delle masse. Piero della Francesca. E non solo grande pittore, ma anche illustre teorico della prospettiva e dell'arte del dipingere, e anche illustre teorico della contabilità, oggi diremmo della computisteria. Uno dei più famosi libri di Abaco del tempo, in fondo fu scritto da Piero, anche se uno dei suoi discepoli, Fra Luca Pacioli, non esitò a pubblicarlo col suo nome, ma poi si è provato che era opera del maestro. A quei tempi la proprietà letteraria non era così rispettata come si pretende sia oggi. Il pittore del tempo, fine 400, aveva un certo pubblico di osservatori o di critici. Il pittore di oggi ha un pubblico del tutto diverso. E Piero, in un certo senso, non ha soddisfatto tanto i critici del tempo, sicché restò un poco in sordina. Ha ritrovato favore quando l'opinione pubblica, in questi ultimi decenni, ha voluto nel quadro ritrovare o ricercare o avere la possibilità di ricercare dei problemi, di identificare dei problemi a cui l'osservatore deve rispondere, sicché l'osservatore entra in dialogo col pittore, il pittore che pone degli interrogativi e l'osservatore che vuole essere lui a rispondere. L'enigmatica posizione delle figure di Piero un pochino mi pare soddisfa questa ansia della gente di oggi, che i pittori di oggi cercano di soddisfare in modi diversi. Attenuando il realismo della loro arte figurativa o volando verso l'arte astratta, che poi è l'arte come l'arte figurativa. È un modo di porsi di fronte all'interlocutore, cioè all'osservatore, e di dialogare con lui. A volte, quando torno dalle mie parti, passo da Monterchi e mi fermo davanti alla Madonna del Parto. Il tema del mio dialogo col grande pittore è allora sempre lo stesso, il misterioso rapporto che c'è tra la vita e la morte e che qui viene espresso. Ma questo capolavoro si riallaccia strettamente a un'altra opera di Piero della Francesca, La Risurrezione di Cristo. Invitato dai suoi concittadini di San Sepolcro a celebrare i fastigi del comune, disegnando lo stemma del comune, Borgo San Sepolcro fondato, dice la leggenda, da pellegrini che tornavano dalla Terra Santa poco prima dell'anno 1000, Piero, anziché disegnare un sepolcro chiuso, fa un sepolcro aperto, la risurrezione, nella valle. Un contadino, dicono i critici anche a questo proposito, della Val Tiberina, che sorge, si erge, issa la sua bandiera e guarda estatico, contempla estatico la vallata. Nell'arte di Piero, nelle figure, si vede la gente di qui. Io ricordo da bambino di aver conosciuto un campanaio del Duomo di San Sepolcro, che era il ritratto identico di uno degli armigeri che dormono ai piedi della risurrezione. E non solo era la mia impressione di tutto il paese, sembrava che fosse risorto quel armigero romano. Gli uomini d'oggi assomigliano ancora a quelli raffigurati da Piero nello stemma del suo comune, ognuno se ne accorge. Basta che questa gente torni ad indossare il costume storico, come avviene per esempio nella tradizionale gara dei balestrieri.
questi due dipinti, Madonna del Parto e Resurrezione, acquistano il loro più profondo significato l'uno dall'altro. Si direbbe che l'artista abbia voluto sottolineare la supremazia e il trionfo della vita sulla morte. Là, una madre, la Madonna abbiamo visto, che indica il frutto che conserva e porta nel suo seno, la nascita, la creatura nuova. Qui, il Cristo che risorge dal sepolcro e con uno stesso viso estatico, quasi come la Madonna di Monterchi, interroga e contempla. Contempla qui con forza, la grande forza degli occhi che sono il centro del quadro, questo prodigio della sua ricomparsa in mezzo agli uomini, molti dei quali ancora addormentati. Ho già detto quello che questi due quadri insieme mi ricordano, qualcosa di ugualmente consentaneo e vicino, morte e vita. Ma qui entra anche una ragione più intima. Bianca Rosa, la mia fidanzata, venne a San Sepolcro nel 38 a preparare, e nel 39 a preparare una tesina di laurea proprio su Piero della Francesca e sulla risurrezione. Ora è morta, ma accanto a questo quadro io vedo ancora la vita e la morte. Thank you.